PlayStation Vita ha ricevuto una bella spinta grazie all'arrivo di PlayStation 4. La possibilità di acquistare titoli per una singola piattaforma e averli per entrambe, ma evidentemente anche la feature del Remote Play, sembrano aver convinto i giocatori, che hanno pensato alla portatile come una console perfetta per creare un vero e proprio ecosistema videoludico. Sul fronte delle produzioni esclusive, tuttavia, Vita non ha certo dato il meglio, e da questo punto di vista è lecito aspettarsi qualcosa di più nel 2014. Vero e proprio orgoglio italiano, Murasaki Baby è la prima produzione ovosonico, team milanese guidato dal creative director Massimo Guarini, che ha collaborato in passato con il mitico Suda 51. Quella di Murasaki Baby è la favola dark di una bambina stranissima, quasi mostruosa, aggrappata ad un palloncino a forma di cuore. Il titolo, stilisticamente affascinante e a tratti persino disturbante, abbraccia in pieno la filosofia PlayStation Vita, presentando un gameplay che fa dell'interazione con touchscreen anteriore e touchpad posteriore un vero e proprio mantra. L'operazione Persona nel 2014 coinvolgerà praticamente tutte le piattaforme, arrivando sino su PlayStation Vita con uno spin-off musicale. Per realizzare Persona 4 Dancing All Night è stata coinvolta niente meno che Dingo, software house responsabile del vero e proprio fenomeno Hatsune Miku. Un po' Theatrhythm Final Fantasy, un po' Owendan, questo particolare capitolo è stato definito dagli stessi sviluppatori un sound action game, caratterizzato addirittura da una storyline che si riallaccerà in maniera per ora sconosciuta agli altri episodi. Wow, this smile is Megidron! God Eater è stato uno dei pochi cloni in grado di contrastare lo strapotere di Monster Hunter, proponendo ritmi più frenetici, una progressione più action-oriented e uno stile visivo accattivante. God Eater 2 vuole seguire queste orme, dunque non stravolge la formula del suo predecessore, ed anzi la recupera integralmente, proponendoci una storyline ambientata 3 anni dopo quella originale, ma con le stesse premesse, ed un gameplay sempre rapidissimo e frenetico. Non mancano creature gigantesche e ampie possibilità cooperative, per un titolo a cui sembra mancare qualche guizzo solamente a livello di potenza grafica. Dopo giorni ed Unfinished Swan, Sony Santa Monica sta producendo un nuovo progetto indipendente per le console Sony attualmente sul mercato. Nei panni di un serpentone di nome Long Mover, il giocatore svolazzerà lungo livelli onirici e coloratissimi, interagendo con i buffi personaggi che li popolano. Un videogioco in cui la sfida è marginale e quel che conta è la curiosità, il viaggio e la creatività. Destiny of Spirits è un interessante strategico free-to-play in arrivo in esclusiva su PlayStation Vita. Il team lo ha definito un social strategy game free to play, in quanto la collaborazione sarà di fondamentale importanza per affrontare con successo le battaglie. Le meccaniche di questa cooperazione sono molto interessanti. Il particolare Destiny Engine, giorno dopo giorno, valuterà le affinità tra i segni zodiacali non solo, consigliandoci amici e generici giocatori con cui costruire un party, combinando gli spiriti per agevolare il cammino. Ad un anno esatto dal debutto di Soul Sacrifice, approda su PlayStation Vita una versione riveduta e corretta. Il titolo però non offre solamente nuovi nemici ispirati al folklore europeo, nuove magie e nuove possibilità di personalizzazione del proprio avatar, ma anche una storyline più approfondita grazie alla presenza di 3 fazioni antagoniste. Gli sviluppatori di God Eater stanno anche lavorando ad un nuovo clone di Monster Hunter per PlayStation Vita. Questa volta l'ambientazione è futuristica e permetterà ai giocatori di utilizzare armi tecnologicamente avanzate. La società è oppressiva ed un governo dispotico imprigiona civili innocenti. Compito del giocatore è anche quello di porre fine a questo governo ingiusto. Dal Giappone stanno arrivando solo ora le prime informazioni concrete, ma Freedom Wars si prospetta come una delle uscite più importanti per la console Sony. Sviluppato dalla piccola On The Metal, Big Fest è un gestionale molto particolare, che farà la felicità soprattutto degli amanti dei grandi eventi musicali. Si tratterà infatti di organizzare e gestire in ogni minimo dettaglio il proprio rock festival, reclutando le band, selezionando il luogo della manifestazione e chi più ne ha più ne metta. Un concept apparentemente perfetto per la piccola PlayStation Vita, che grazie a touchpad e touchscreen renderà agevole ed immediata ogni operazione di editing. In seguito alle tantissime richieste dei fan, Borderlands 2 arriverà nel 2014 anche su PlayStation Vita, dandoci la possibilità di tornare su Pandora per rivivere le avventure di Axton, Maya, Salvador e Zero.
Realizzato da Iron Galaxy Studios, Borderlands 2 sarà un porting della versione home, ovviamente adattato alle peculiarità della portatile Sony. How the hell are you still alive, Vault Hunter? Ow! The Vault Jack's looking for isn't he? Sviluppato da Omega Force, Tokiden Age of Demons è un action game fortemente basato sulla componente cooperativa che strizza l'occhio a Monster Hunter, proponendo in primis boss giganteschi da affrontare in compagnia. In Age of Demons ci sono però risvolti ben più interessanti della semplice caccia ai mostri, che il dev team ha inserito ispirandosi al folklore giapponese. I demoni che dovremo sconfiggere avranno intrappolato al loro interno uno spirito da liberare, da sfruttare a nostro vantaggio una volta ottenuto. Le anime sono decisamente utili e aggiungono un pizzico di strategia in più ai combattimenti, combattimenti che si presentano più dinamici rispetto a Monster Hunter, ma ugualmente vari e profondi. In arrivo su PlayStation Vita, PlayStation 3 e PlayStation 4, Helldivers è un frenetico shooter a scorrimento con visuale isometrica. Verremmo catapultati in un futuro distopico nel quale la razza umana è in continua guerra con tremende razze aliene che ne vogliono annientare l'esistenza. Nei panni di soldati sceltissimi, equipaggiati con il meglio del meglio in fatto di armamenti, dovremmo semplicemente neutralizzare qualsiasi minaccia. Un concept semplice per un gameplay che promette di esserlo altrettanto, puntando a catturare il giocatore soprattutto grazie a una spiccata immediatezza. Già apprezzatissimo su PC, Rogue Legacy è in arrivo nel 2014 anche su PlayStation Vita. Stellar Door ha sviluppato un action platform che è un vero capolavoro, rapido, vario, assuefacente e soprattutto divertentissimo. Nei panni di un eroe dotato di ben poche capacità, ci avventureremo alla volta di un misterioso castello nel quale giacciono quattro tremendi boss da sconfiggere. La natura dei pericoli, generati in maniera procedurale come le stanze che visiteremo e una certa difficoltà di fondo, non consentiranno al nostro eroe di restare in vita a lungo. Ma niente paura, perché ci sarà concesso di controllare un'intera dinastia e non un singolo cavaliere. È questo infatti l'aspetto più interessante dell'intera avventura, che ci vedrà continuamente impegnati a scegliere eredi nella speranza che i difetti congeniti ereditati non azzoppino troppo la progressione.